Mi è venuta la pelle d'oca. È terrificante. Ma cosa sono sti pezzettini bruciacchiati? E il latte, che è la pasta viene bollita in latte. Dobri riesce. Dobri riesce. Candila. Candila. Normal. Sapete che ultimamente noi abbiamo lanciato una nuova rubrica che si chiama Puts No Control. Fermiamoci subito. Che cosa vuol dire? Allora, vuol dire che voi assaggerete diversi prodotti made in Russia o potete anche valutare i modi da fare alla russa. Vi ricordo che la valutazione di piatto sarà fatta in rosso chiudi, da 1 a 10 rosso chiudi, che si apparano qua. E questa puntata sarà dedicata alla pasta russa. Merda. E voi? Anche spiegherete perché diversi tipi di piatti di pasta cucinata alla russa spaventano così italiani. Aiuto! Ci arriva la pasta con la pannocchia. Perché il senso di questo video non di assaggiare e dire ma dire che... Ok, perché noi sappiamo che voi siete molto presuntuosi e a voi fa schifo come cuciniamo la pasta. Non è che ci fa schifo. Non è presunzione, è che una cosa è buona o non è buona. Bambini, aspetta. Ma c'è anche zero? C'è anche zero orso? Sì. Anche meno voce, pazzesco, state attenti, siamo che sulla pasta io, cioè, sulla pasta, raga, mi educate sul vivo, raga. Three, two, one. Oh, wow. Aspetta com'è. Allora, io lo mangerei dall'aspetto, Sì, anch'io, però è un po' pallidina, cioè nel senso... Uno sformato di pasta. Infatti non è tanto l'aspetto, ma l'odore che sale. Una domanda fondamentale. Anche noi, perché? Perché fa bene mangiare pasta al dente, a parte il gusto? Perché è più digeribile. Chiaro. Giusto. E la pasta molle non piace a nessuno, soprattutto perché se fai una pasta con un sugo e la pasta è talmente sciolta che come il sugo, cosa mangi? Ma dobbiamo proprio. La seconda fondamentale. La terza è: ma cosa succede se non lo facciamo? Allora, questo qua si chiama macarone zapicanca. Macarone zapicanca. Sì. Mamma mia, ragazzi. No. Perché? Terribile. Perché? Non sa di niente. Ma... c'è da dire una cosa. La consistenza sembra pasta. Riassaggiandolo, il problema è che è molto secca. Rimane molto secca, quindi... Ma poi non ha sapore, cioè, solo formaggio con la pasta. Cioè... Comunque è fatta, c'è la pasta con panna acida e con ricotta russa che si chiama burak. Tutto mischiato, messo in forno. Però se ci va... Comunque la panna acida davvero non... Comunque mangiabile, sì, assolutamente. Cioè, se questa qua è la partenza, direi che... Questa è una sorta di mac and cheese alla russa. Perché ridi? Stiamo andando in giù proprio, escalation totale. Cazzo, questo è il punto più alto di oggi. Questa qua è la più buona. La facciamo anche noi. Si chiama pasta al forno. Ah, ok. E, ovviamente noi ci mettiamo il sugo. Però... Per migliorare questo piatto qua, cosa bisogna cambiare? Piatto? Proprio il piatto. No, anche a me dà un po' fastidio leggermente. Soprattutto non me la immagino dolce, nel senso che dolce forse secondo me diventa un pochino nauseante. Cioè, e quanti orsi dai? Gli do pochi orsi, ragazzi. Due? Due, perché non è immangiabile. Non è immangiabile. Vabbè, allora, io qua voglio essere buono e ti do un 6. Esatto, 6 perché siamo sempre dallo 0 a 10 russo. Esatto. Ok, 6. Per me... 4. Sì, io darei un 6. Un 6, voto 6. Sono disperato. La domanda principale. No, non ce ne sono altre. Sì. Perché avete fatto questa cosa? Ragazzi, questa cosa non si fa. Ecco, perché
si chiedono, ma perché si fa con salsa di pomodoro e con ketchup noi? Perché? Perché quella che voi vedete come pasta al pomodoro non è semplice pomodoro, ragazzi, ok? La pasta al pomodoro tradizionale prevede sugo di pomodoro, un po' di sale, se si vuole un po' di sedano, di basilico, sì, eccetera. Sì, fare un po' di soffrittino. Soffrittino con la cipolla, con lo scalogno. Di pomodori in padella si fanno saltare, tagliate. Un po' d'olio e via. Un po' di basilico, vuoi, ma... Invece il ketchup primo è freddo di frigo. E poi questo pomodoro non è pomodoro e basta, è un concentrato che ha dentro anche l'aceto. Sì, è molto, ecco, molto acido. È acido. Il ketchup ha praticamente più zucchero, cioè è fatto con lo zucchero, quindi alla fine è sempre una cosa tra virgolette più dolce, mentre la salsa di pomodoro no. Ah, cioè... Ma neanche ammalati terminali in ospedale da uno spettacolo, dai! Stavo per fare il bravo ragazzo. Ma no, ma che cos'è? Non si fa! È una bestemmia, mi viene da piangere. Mamma mia. Mamma mia. Tu l'hai assaggiato? Sì. Tu sei pa... No, io non lo faccio. No, non ci sta. Cioè, il ketchup è più buono con la sasisca. Ma scusa, e poi questo wursterone così? Altra cosa. Per noi, per maggior parte di persone, la pasta è un contorno. Perché non si fa? Di solito la pasta deve essere mangiata subito. Se fai da contorno, ti mangi un po' la carne. Cioè, la pasta è importante. La pasta è protagonista del piatto, non è un contorno. Ma guarda, diciamo che sono quelle cose che noi siamo abituati a mangiare la pasta. Abbiamo la tradizione della pasta, abbiamo tantissimi tipi di pasta diverse, di sughi, di cose, per cui per noi è un po' blasfemo mangiarlo così. Guarda, ed è giusto così. Quoto Leo. Mi dispiace proprio. Guarda, piuttosto veramente acqua, pasta, filo d'olio. Bravo, esatto. E niente, e niente. Quanti li diamo? Per il booster 10. 0. Per la pasta 0. No, 0, 0. Non si può mangiare. No, dai, non si fa. Cioè, terrificante. Cioè, terrificante è l'unica parola che può uscire da questo piatto. Forse che io ti do un 10. 1. No, no, io zero. No, zero. Qua zero, proprio. Zero, zero per l'impegno di aver cucinato tre cose diverse. Vabbè, lei tre orsi, io dico tre orsi. Io dico quattro. Di io più. Dico quattro. Questa è anche due e mezza. No, no, tre. Io quattro. Tre va bene. Aspetto. Allora, io ci tengo. No, raga, no. No, aspetto è no. Non c'è un 0-10. Vabbè, sì. Allora, aspetto ragazzi, è di nuovo quella cosa con l'orso. Cioè questa non è una salsa, questa è una zuppa. È una zuppa, sì, di macarone con latte. E capisci che non compaccia la cosa, non va bene, è proprio... Mi è venuta la pelle d'oca. È terrificante. Ma cosa sono sti pezzettini bruciacchiati? È il latte, perché la pasta viene bollita in latte. Io assaggio giusto perché se no la autrice mi picchia. Però ragazzi, cioè, sì, questa è difficile. Cioè, già guardarla e no. Cioè. No. Raga, ma che problema avete? Mamma mia. Ma è dolce. No, è terribile. Ma c'è lo zucchero. No, è terribile, è terribile. No. Ma che cazzo di... Ma ci credo che poi crescono con delle idee molto dure questi bambini, ma non è possibile che lo date ai bambini questo piatto. No, non, neanche io, cioè neanche a me piace particolarmente, ma più che altro appunto perché il latte e gli spaghetti, cioè gli spaghetti continuano ad assorbire il latte, quindi... Sì, no, sì, cioè, inclassificabile. No. Questa cosa se entra in una classifica è nella classifica della sconfitta dell'umanità. È terribile. Cioè l'uomo è andato sulla luna e ma Cristo, dovete fare una pasta senza da. Ma cos'è? Oh. No, meno un orso. Questo qua è proprio raga. Non si fa? No. Voto 1. 0. Cioè non è classificato. L'orso è andato in Polonia. Non c'è il voto per questa cosa. Questa l'umanità non, questa non è civiltà. Esatto. Cioè una no. Abbiamo fatto tanti passi avanti. Perché? No! E perché non si fa? Gli spaghetti non si spezzano! Ma perché, scusa, allora se deve nascere come pasta corta, fai la pasta corta, lo spaghetto è la pasta lunga! Non si presenta benissimo. Nel senso che
sembra che ci abbiate versato sopra del formaggio. Allora, ah, buono, ci sta, spaghetti col formaggio. Cioè, è accettabile rispetto a quelli di prima, cioè, ragazzi, è un altro livello. Ma perché così tanto, dai? No, oh, vabbè, ci sta. Quando facciamo pasta con formaggio, diciamo il formaggio di tipo Emmental che si chiama formaggio russo. Ah. Se resischi. Che fantasia. Formaggio russo. No, guarda che non è malissimo, eh. Rispetto a quella di prima mangerei tutta la vita questa, perché se qua mi metti sopra un po' di pepe, potrebbe essere un cacio e pepe. Poi comunque, già che sono qua, voglio dire una cosa. Allora, in America c'è questa pasta che si chiama pasta Alfredo, ok? Che serve pasta col burro con sul formaggio. Mm. E in Italia non esiste la pasta Alfredo, ok? Che da noi di solito la pasta viene condita non con olio, ma con burro. Ah, anche io. Voi mettete il burro? Sì, sì, sì. Per voi è normale. Beh, sì, non, dipende dal piatto, però sì. Tipo nel sugo, no. La pasta in bianco si fa o all'olio o al burro. Burro, quindi... sì, 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 assolutamente. Diciamo che comunque da noi in Italia la pasta col burro solitamente la si mangia quando stai male. Sì, sì, sì. Come voto, 6,5. Sì. Migliorabile. Sì, sono sul 6,5 anch'io. Dai, 7. No, aspetta, però siamo in Russia, secondo me 8. No, no, 7. Cioè, comunque un limite me lo devo dare, un limite morale. Cioè. 4. Sì, dai, alla fine sì. Siamo buoni perché... Finché siamo buoni, meno 1, 2, 3. Che se fosse un piatto italiano prenderebbe un... 2. 3. 3. E poi 7 perché 2 punti sono di te che l'hai cotta. Esatto. Che cos'è? Ma avete messo... Da piangere! No! Terribile! Da piangere! È terribile! 3, 2, 1... Aspetta com'è? Allora, l'aspetto è orribile. Sì, esatto. Perché è proprio brutto. Comunque, tu cosa dici? Stete molto lito. Io non ho il coraggio. Sai cosa vuol dire che non ce la faccio? Sai cosa vuol dire? Che hanno preso la pasta e l'hanno pucciata nella scatoletta di questa roba. Sì, giusto. Mischiato. Cioè... è scotta un po'. Un pochino sì. Ed è asciutta. Però vabbè, questa non... è la meno peggio forse di quelle che abbiamo assaggiato. Forse. Anche il sapore è anche peggio della spagna. Io qua ne assaggio uno solo. Non bene, cioè secondo me la pasta poi non è necessaria, non, la sardina è fortissima e... No, ma è la, cioè, non è così che si fa, con qualcosa... Ragazzi, le sardine si fanno in un solo modo quando le metti nella pasta, olio e le fai sciogliere nell'olio, devono sciogliersi le sardine, così sa solo le sardine. C'è troppo sapore, le sardine sono troppo forti. Rispetto al quantitativo di pasta bisogna sapere anche un pochino bilanciare, no? Dai. Non posso parlare. Ah no, se non respiro. La pasta non si usa con tutto, a caso. E basta. Ecco la bella domanda. Che la forma di pasta deve essere allenata bene con salsa. Ma certo! No, allora, diciamo che... se c'è una pasta con un sugo è meglio farla corta, perché così il sugo entra dentro, magari le penne, i maccheroni. Sugo, sì, beh, il sugo è bellissimo, mangiare il maccherone e ti esplode in bocca, sì, alla... e c'è tutto il sugo dentro, buonissimo. Cioè, se esistono tante forme di pasta non è perché ci divertiamo a farle, cioè è perché ognuna ha la sua cottura. Come la faccio? Te, mi è uscita forma di farfalla, cosa faccio? Lascio? Ma dai! Invece quando magari la pasta ha un condimento particolare, tipo come i broccoli o il pesce, è meglio la pasta lunga. Orso chiudi? 3. No. Vabbè, dai, ho 1. No, zero, ma giusto zero. Per lasciare un po' di speranza zero. Alle generazioni future. Zero, gli regaliamo zero. Un 1. Questa pasta è scandalosa comunque e io do meno 10 orsetti. Okay. Anche se non l'ho assaggiata. Anche se non l'ho assaggiata. E... 1,5. Un orso chiodo e un'andarbina.
esperienza bruttissima. Questo è lo scarto del corpo. Ci ha segnato. Ma tu pensi che sia finita? Erano 5, no? Erano 5, non ce n'è più. Sono finite? È finita? Mi ero messo il cuore in pace e mi hai fatto venire un colpolone. Siamo salvi? Ce l'abbiamo fatta? Okay. Ce l'abbiamo fatta! No, iscrivetevi e fate like, perché se voi non ci date dei feedback non sappiamo se stiamo facendo bene o male, ok? Grazie. Benvenuti in YouTube. Papi Switch. Papi Switch. Nanas. Canal. Bravo.